E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro Teox Slash. Oggi siamo tornati con questo video dove vi mostrerò questo ultimo acquisto che ho fatto per il Black Friday, ovvero una tastiera Bluetooth adatta un po' a tanti scopi per me. Andiamola a vedere. L'ho acquistata ad un prezzo bassissimo, ovvero di 13 euro. Era appunto un prodotto in offerta su Amazon. Sinceramente, se non sbaglio, costava 18. Comunque, vabbè, lo sconto non è stato chissà come. Però nel frattempo volevo approfittare per parlare riguardo questa tastiera, che io già l'ho provata in quanto l'ha acquistata un mio amico. In dotazione troviamo già un cavo micro USB per ricaricarla. Infatti, avete sentito bene, ricaricare, perché questa tastiera ha una batteria ricaricabile ed è già un dettaglio non da sottovalutare, perché non dovremo preoccuparci di cambiare, di sostituire delle batterie, ma semplicemente attaccandola USB già lei si ricaricherà. Inoltre la batteria dura veramente tantissimo, si parla anche di mesi e mesi di utilizzo. Allora, andiamo a spacchettare insieme e l'analizziamo. Anzi, prima di spacchettarla vediamo cosa ci include nella confezione. Qui abbiamo un adesivo, successivamente avremo qui una manualistica perché ci indica ovviamente tutte le varie gesture che possiamo fare su Windows 10. Vabbè, questo già lo sappiamo, però ci fa capire insomma che la tastiera è compatibile anche con le gesture. Qui niente, il libricino riguardo la marca, che è One by One se non sbaglio. Comunque vabbè, una marca che io personalmente non conoscevo. La spacchettiamo assieme. Questa qui è la tastiera, come vedete è tutto un pezzo unico intero che è, diciamo, compatto, perché infatti vedete che i tasti finiscono praticamente alla fine della tastiera, quindi non è troppo ingombrante, è abbastanza piccola, contenuta. Peccato per il touchpad che è un po' troppo piccolo, però anzi che c'è, quindi almeno ci evita un po' di usare un altro mouse. L'ho preferita rispetto alle classiche tastiere mouse Bluetooth, quelle piccoline, perché questa ha dimensioni più grandi, quindi viene certamente più comodo scrivere. Inoltre è dotata di questo tasto che ci permette di disattivare il mouse, quindi possiamo tenerla anche nel divano, comunque dove vogliamo noi, per comandare i nostri dispositivi. Presenta delle scorciatoie, è compatibile ovviamente con Android, infatti qui c'è scritto anche Android, Windows e anche iOS, iPad. Io adesso la testerò. Beh, che dire, è molto molto fine, come vedete è molto fine la tastiera, e all'interno contiene questa batteria ricaricabile. Adesso la abbinerò e la utilizzerò, ragazzi. La corsa dei tasti è abbastanza alta, comoda, ovviamente si sente che ha la sensazione che non è un prodotto premium a livello di qualità e di finiture, ma ragazzi, per il prezzo ultra contenuto non possiamo pretendere altro. Spero che questo unboxing diciamo vi sia piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo con altri video sempre dal vostro Teox Slash. Ciao ragazzi.